start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo è un video un po' particolare, non è il classico gameplay, ma è un video dove io vi parlerò a ruota libera di Final Fantasy XIV ora nel 2023, illustrandomi la mia esperienza. E se siete interessati al gioco e state cercando un amico che si è seduto sul divano ve lo mostra, vi fa vedere quello che ha scoperto fino a quel momento, insomma. Quindi volete andare a fare un piccolo, brevissimo viaggio all'interno di questo titolo per capire se il gioco può piacervi o meno, beh, stoppate il video e prendete le patatine. Perché il video non è pianificato, andrò così a ruota libera e vi parlerò del gioco su cui sono tornato dopo più di un anno, da quando avevo giocato qualche mese, avevo preso anche l'ultimo DLC, l'ultima espansione, Endwalker, poi l'avevo smesso. Probabilmente l'avevo smesso per il motivo per cui avevo mollato la prima volta anche World of Warcraft, che fu questo. Una volta preso il volo, avevo smesso, avevo raggiunto il mio obiettivo, il volo non mi entusiasmava, ma in realtà non mi entusiasmava il fatto che non si potesse atterrare ovunque. Ad esempio qui sì, ma ad esempio se io vado qui probabilmente non mi farà atterrare. Infatti vedete perché? Perché Final Fantasy ha tantissime mappe, ma tanto anche fuori mappa. Il fuori mappa vi consente di viaggiare velocemente da una zona all'altra. Addirittura potreste da qui tagliare fino a qui volando, ma ovvio che qui non c'è niente. Però è un tipo di gioco a cui poi ci si abitua. Il mondo, garantisco, è ancora molto molto grande da esplorare. Io ho esplorato un po' di location, ho finito la storia base, ma non l'ho finita completamente, e a breve inizierò Evensward, che è la prima espansione. Di cose da fare ce ne sono veramente tante, e vi dico subito, vi spezzo subito il dubbio, è l'MMORPG che al momento mi ispira di più. Se come me siete stati alla ricerca di un MMO da giocare, ma a esclusione avete scartato quelli free to play, lo Stark perché è troppo elitario, non è in italiano, è troppo basato sullo shop, bene. Avete scartato Black Desert perché anche lì gli AFK la fanno sempre da padrone, quelli che lasciano acceso il PC giorno e notte, troppe cose da fare, troppe cose a schermo, uno shop che comunque c'è, ma c'è anche un bel mercato, però insomma un po' dispersivo. Va bene, World of Warcraft, non me ne vogliano gli appassionati, ma l'ho provato anche quello, ho comprato l'ultima espansione, Dragonflight, ma non mi ha entusiasmato. Beh, alla fine cosa vi rimane? Vi rimane Albion e New World, ma se non amate il PvP non fa per voi, e tra i due ancora meglio Albion Online. EVE Online stesso discorso, se non avete intenzione di non giocare più a nient'altro se non quello, le soluzioni sono poche. E quindi mi era rimasto questo gioco e l'ho installato. Ho riacquistato un mese di abbonamento e mi ci sono ributtato. E mi sono comunque ricordato il motivo per cui mi piaceva. Vi dico subito, se vi interessa fare un video a proposito, comunque il gioco è in inglese. Ed è un inglese non troppo facile. Tuttavia, se avete delle basi, meglio. Se non le avete, vabbè, potete usare anche Tataru Helper, e vi farò un video a proposito se vi interessa vedere come installarlo, ma vi dico la verità, Jarell, insomma, su YouTube ha già fatto un video su come fare. È un add-on che fa comparire nella zona sinistra dello schermo, poi lo muovete come volete, una traduzione simultanea in inglese. In italiano un po' così ogni tanto, però si capisce, mi ha consentito di capire tutta la storia, e compresi i colpi di scena, e quindi ve lo godete in italiano. Ovvio, i nomi degli oggetti e le varie menu in gioco restano comunque in inglese. Onestamente non so da che parte cominciare, perché di cose da fare ce ne sono veramente un'infinità. La peculiarità di questo titolo è il fatto che voi potete in qualsiasi momento cambiare classe, e il cambio di classe è influenzato dall'arma che impugnate. Cioè, se io in questo caso, vabbè, del Red Mage è un cristallo, ma in realtà se io andassi a equipaggiare un'arma tipo, che so, un piccone, io diventerei classe minatore. E la suddivisione delle classi è fatta tra il tank, il curatore, e quindi il tank ha il gladiatore, il marauder, Dark Knight, Gunbreaker,
il guaritore, il congiurer, scholar, astrologian, sage. Poi abbiamo i danni a distanza, i danni fisici, i danni magici. Quindi i classici melee DPS, quindi quelli che fanno tanti danni ma non devono attirare l'aggro del mostro, come il pugilist, il lancer, il rogue, il samurai, il reaper. I danni a distanza, il classico arciere, il machinist e il dancer. E i danni a distanza, il taumaturge, il summoner, il red mage e il blue mage. Ora, queste classi sono tutte indipendenti, poi ci sono anche quelle divise tra il crafting, il gathering, quindi la raccolta e la creazione di oggetti. Ogni classe ha una storia, cioè se voi iniziate come rogue, io ho fatto 14 livelli come rogue, c'è la storia. Venite introdotti, fate la gavetta, crescete di livello, ci sono i colpi di scena e c'è poi ogni 5 livelli una missione e arrivate alla fine e vi fate la storia dei rogue, che vi crea più lore all'interno di voi perché vi fa conoscere nuove zone. Io ad esempio so che i rogue nascono nella città di Limsalominsa, alla Noscea, qua, questa città portuale dove abito io, cioè dove è la mia casa principale, e io so che qui nel porto, dove c'è la zona del porto, c'è un Dutiful Sister of Elderwise Guild. Non possiamo entrarci fino a quando non decidiamo di aggregarci alla Gilda dei Ladri e scopriamo poi tutti i segreti, tutta la lore riguardo al loro rapporto con le giacche gialle, che sono la sicurezza di Limsalominsa. Stessa cosa vale per gli altri, vale per il Summoner, che io comunque ho servito, ho fatto un po' di missioni, ho fatto diverse missioni in realtà della storia. Il problema di questo gioco è se smettete di giocare non vi ricordate nulla, però va bene. Ma c'è anche un ampio elenco di quest per quanto riguarda le varie espansioni. Io al momento mi trovo qui, io ho finito la storia principale, scenario principale del gioco base, sono nell'intermezzo prima dell'espansione, Evansward, la prima espansione. Quindi io mi sto ancora facendo le missioni. La cosa bella è che non è precluso praticamente tutto all'inizio. Ovviamente avete 60 livelli se volete fare la versione free, ma non potete fare tutto, anzi il mercato non lo potete fare, non potete fare l'housing, non potete fare le aste, non potete fare gruppo, non potete scrivere in 6, ma questo è fatto soprattutto per limitare i gold sellers, che si farebbero un account solo per entrare a vendere roba alla gente e spammare, quindi questo ci sta. Ma se volete fare quest, accumulare oggetti, lo potete fare. Ovviamente, io in un MMO non seguo la storia, non lo faccio per la storia, lo faccio per la libertà che mi concede, quindi non mi soddisfaceva la... non mi soddisfava, ecco, la modalità free to play. Quindi ho deciso di acquistare il gioco, e, più di un anno fa, insomma, e pagare l'abbonamento. Così potevo fare tutto. Ovvio, all'inizio non avete accesso a tutte tutte le funzioni del gioco, non avete... Però una particolarità è che il gioco è pieno, sta pieno di quest normali e quest col fumetto col più. Quelle col fumetto e col più aggiungono delle caratteristiche che possono essere nuovi menu che si sbloccano, nuove funzioni in gioco, nuovi dungeon e nuovi oggetti. Sono cose importanti perché potete sbloccare ad esempio il parrucchiere per modificarvi i capelli, potete sbloccare una mount, potete sbloccare varie cose. Ma non è finita qui, perché voi potete fare le varie missioni e sono veramente belle, ricche di colpi di scena, tante cutscene, ci sono intere missioni, serie di missioni senza un combattimento, dove parlate, vi dite andate di qua. Io non ho mai visto una missione, a parte forse l'inizio, tipo vai qui e uccidi 100 mostri. Fai qui e recuperami 20 casse, vai lì, resuscita 20 gnomi. Non ci sono. C'è tanto spostamento, vai da qui a lì, adesso torna di là, adesso contatta il capo della fazione di là, quello c'è. Ma qui vi viene in aiuto il viaggio rapido, cioè ci sono questi cristalli, ci dovete andare la prima volta ovviamente a mano, ma una volta trovato un cristallo potete cliccare e teletrasportarvi lì, al costo di soldi di gioco ovviamente. Mentre quando siete in città
Adesso vi faccio vedere che non vado a Ulda, ma vado... Il mondo devo ancora entrarci un po' in confidenza. Vado a Limsalominsk, che è la mia città. All'interno della città ci sono tanti piccoli cristallini dove cliccando sul un cristallo piccolo o sul cristallo principale potete spostarvi all'interno della città stessa. Io ora sono venuto qui. Che senso avrebbe venire qui? Beh, qui c'è il mercato, ci sono un sacco di cose da poter fare, ci sono tante location, ho anche forse una quest da consegnare qua. Comunque qui, ad esempio, qua ci sono i vendor, ma parte più importante, ad esempio, ci sono c'è una campanellina più avanti, adesso aspettate che corro e la raggiungo. Qua ci sono, ho levato i nomi delle altre persone, li vedo solo cliccando. Vedete, qua ci sono gli Eternal Shard. Qua io posso teletrasportarmi in qualsiasi altro punto della città, tutti quelli che ho scoperto, così il viaggio sarà più agevole. All'interno della città trovate anche il market, che è questo, dove potete andare ad acquistare all'asta, ma a richiamare anche il vostro retainer. Io ne ho due al momento. Ognuno di essi ha più funzioni, ed è questo il bello che... io del gioco conosco forse il 20%, ci sono tante cose che non conosco ancora e mi scoraggia, e vi dico la verità, il non conoscerle. Ma ovviamente se siete a guardare questo video vuol dire che nessun altro gioco vi soddisfa, quindi magari vi piace anche qualcosa di più complicato o per cui dovete sbattervi per informarvi riguardo alle varie features, quindi siete nel posto giusto, sia su questo video sia che siate su Final Fantasy XIV. Io ho il retainer. Il retainer è il modo per poter vendere oggetti all'asta, ma non solo, perché vi fanno anche da banca, quindi all'interno li potete mettere oggetti. Vedete che in questo caso dice inventario 1 e 0. E poi, come potete vedere, anche una classe o un lavoro. Che cosa vuol dire questo? Questo qui vuol dire che un nostro attendant, retainer, scusate, non so perché lo chiamo attendant, può fare delle missioni giornaliere, si chiamano le venture. Potete mandarli, potete equipaggiarli per fare una determinata classe e potete mandarli a fare vari ranger in base al loro livello di, in questo caso gli ho fatto Woodland, fargli fare esplorazione, e quindi dopo tot ore tornano indietro portandovi materiali e li livellano e potranno fare livelli sempre maggiori. Piuttosto che fargli fare altre cose, calcolate che tante cose qui non so cosa siano. Probabilmente vi permette di colorare oggetti, di fare il glamour, quindi farvi cambiare il vestito in glamour o farlo cambiare a loro. E, oppure andare a prelevare i soldi che hanno accumulato vendendo la roba, oppure andare a vendere oggetti nel market che abbiamo nell'inventario o che hanno nell'inventario loro. Quindi in questo caso posso trascinare un colore. In questo caso lui sta già vendendo 20 oggetti, quindi non mi vende più nulla. Però ecco, è il tramite per cui abbiamo l'accesso all'asta, oltre che le missioni. Ma per me, vedete che l'avventura non la potevo fare, perché loro usano, e questa è una delle mille meccaniche di questo gioco, per essere mandati in missione loro hanno bisogno di una valuta che è la valuta delle grandi compagnie. Ci sono tre grandi compagnie, una per ogni città importante, quindi Limsalominsk, ed è la compagnia che ho io, a cui mi sono unito, che sono i Maelstrom, guardie marine, insomma. Ci sono altre fazioni, poi, che sono quella della città elfica di Gridania, e che è praticamente qua, Gridania vecchia, Gridania nuova, insomma c'è la città elfica in mezzo ai boschi, oppure nella città desertica di Ulda c'è un'altra fazione. Sono le grandi compagnie, sono NPC, e all'interno di queste grandi fazioni voi salirete di grado. Io sono Storm Private Second Class e man mano salirò. Ora, dato che è una conversazione, diciamo, tranquilla, dove vi faccio vedere delle varie cose, quindi non si corre, non vi ho detto, il video sarà magari non cortissimo, vi faccio vedere dove andare per vedere. Adesso devo
Beh, ma adesso scusate, ne approfitto e facciamo una cosa. Andiamo di sopra, qua non si può usare il ciocobo nella cavalcatura, quindi bisogna camminare. Vi faccio vedere una cosa prima, così vedete poi le insegne di questi, di questa grande gran company è ovunque in città, quindi sapete che è lui. Io so che questo, no, non questo, ma quello lì, giacca gialla, giustamente, che è il manovratore dell'ascensore. Vado al Drowning Bench, che è il bar dove ho iniziato la mia avventura con le prime missioni. E una volta arrivato qua, questa è la locanda, ho fatto diverse missioni. Tra l'altro, qui sono andato anche a sbloccare il parrucchiere. Io posso da qui accedere alla mia stanza personale. Che è una stanza che avete gratuitamente, poi il gioco vanta un ottimo sistema di housing, ma ahimè i lotti in vendita sono pochi e li acquistate e li avete non istanziati, o almeno istanziati nel quartiere, quindi è un po' un casino comprarle, costano tanto, ma vi permette di esporre tutta la roba che avete accumulato nel corso dei mesi o degli anni di gioco. Tenete conto che ci sono dei raid o meglio delle sfide, delle trial specifiche, estremamente difficili, dove viene richiesto una gilda o un team estremamente coordinato in quello che fanno e sono veramente difficili. E alla fine danno delle cose che potete comunque esporre in casa o addosso, insomma, sotto forma di armi, per poter mostrare a tutti che siete bravi. Io ho sbloccato anche questo, ho preso questa musica, l'unica che ho trovato. E questa è la mia stanza. Quando è notte, poi fuori è buio, insomma, non è così luminoso. E qua abbiamo la possibilità di evocare il tizio, il parrucchiere che mi taglia i capelli. E qua posso evocare i miei retainer. Ora esco, torno fuori e sono salito a farvi vedere questa cosa perché al piano della locanda c'è anche il piano della mia Gran Company. Quindi ve la faccio vedere, vedete che c'è sotto qua la bandierina. Ci sono un sacco di cose da sapere. Io sto parlando solo della Grand Company, che non è neanche una delle mie priorità, però giusto per farvi vedere la profondità del titolo. La Grand Company ha, facendo questo menu qui, la currency, Ctrl-C, vedo i soldi che ho e varie valute di gioco, ce ne sono veramente tante, come in ogni MMORPG che si rispetti, e ci sono le company seals che si ottengono facendo nel mondo. Adesso io credo che non si veda da qui, però andando nel mondo ci sono dei cerchi con scritto Fate, dove sono delle missioni a tempo che tutti i passanti possono adattare il loro livello al livello del Fate e compiere, e venite ricompensati con quelli. Una volta che io ho 3.000 fate, 3.000 punti di compagnia, scusate, posso aumentare di livello. Infatti io adesso se vado qui e gli dico voglio propormi per una promozione, adesso io ho disattivato il traduttore, quindi per qualificarti hai bisogno di riempire i seguenti requisiti. Io ho 3.000 e 61, me ne servono 3.000. Il massimo dei sigilli che potevo ottenere erano 15.000 come massimo. Ora, aumentando, diventando Storm Private First Class, ne avrò 20.000. Io salgo di livello e sono stato promosso al livello successivo. Quindi, tecnicamente, qua io adesso vedrò la stellina un po' più in alto. Ok, calcolate che per comprarvi una casa dovete essere almeno Second Storm Lieutenant. Quindi, ecco, questa è l'altra, l'Order of the Twin Adder. E le Immortal Flames, quelle della città desertica, quelle della città elfica. E qui non finisce perché quando voi raggiungerete un livello alto in questi ranghi avrete una squadra che potrete equipaggiare e potrete mandare in missione giornaliera per fare varie cose e ottenere vari materiali. Quindi questa è una meccanica che vi coltivate a parte, insomma, e qua potete andare a vendere oggetti anche del vostro inventario. Io non ho ancora il grado per poterlo fare. Vendendo equipaggiamento nel vostro inventario ottenete sigilli. Potete fare tante di quelle cose. Ora, quanti ne devo fare per salire di livello? Vediamo cosa mi dice. 4.000 e ne ho 61, quindi li andrò a fare con calma. Cioè, tipo, stasera non so cosa fare, vado, mi faccio dei fate e mi ottengo quello, mi salgo quello. Tanto quello poi rimane.
Quindi non è che è un gioco che, dato che potete passare in qualsiasi momento da una classe all'altra, non dovete fare più personaggi, non ha senso. E infatti c'è un abbonamento che vi costa meno al mese, 10,99 invece di 12,99, potete avere 8 personaggi in totale, uno solo a server. Ho fatto anche dei raid da 25 persone perché ci sono delle catene di quest che sbloccano dei raid e c'è la torre di cristallo, insomma, che mi ricorda un pochino anche Sword Art Online, e ho fatto un bel raid. Ecco, quello che dicono tutti, il pubblico, i giocatori, la community di Final Fantasy è una community accogliente. Devo dirvi di sì, perché all'inizio di ogni dungeon c'è il saluto di tutti. E alla fine c'è il good game. Sono morto, mi hanno risuscitato, non sono mai stato insultato, tutto molto easy. La cosa bella che ho sentito dire a un altro youtuber su questo gioco è che gli sviluppatori in questo gioco hanno il rispetto per il tempo del giocatore. Ed effettivamente è vero, perché è vero, ci sono delle cose estetiche che potete comprare allo store, ma alla fine non vi fanno fare cose noiose e che vi fanno perdere tempo. C'è proprio rispetto del tempo. Cioè, potete fare una cosa mentre ne fate un'altra, mentre siete di passaggio, ma non rimarrete mai bloccati. Anche perché non volete andare a mostri? Qua, in fondo, potrei andarci così, ma a Tanalan, in fondo, c'è The Gold Saucer. Avevo fatto anche una live. Casino. Giocate a casinò e c'è una moneta proprio sua, interna, dove potete acquistare, come mettete i soldi in quella valuta, e giocate a vari giochi, tra cui anche la corsa di Chocobo, le varie slot, quello che è, giochi di carte. Potete passare, per dire, volendo, una settimana anche solo qua dentro, farmando varie cose. E lì potete ottenere nuovi mount, nuovi pezzi di equipaggiamento, cose estetiche, cioè è tipico giapponese questa cosa del casinò con le cose estetiche. E altro... qua sto solo parlando perché al momento non... qua posso fondare una free company, cioè posso fondare una gilda. E qua invece nello Storm Lieutenant ci sono le missioni di fazione della Grand Company, ed è una cosa che comunque dovrò fare per poter salire di livello. Quindi ora non ne ho voglia, ho voglia di fare altro, vado a fare altro. Voglio andare a fare il crafting, il mining, se poi andate a vedere nei precedenti video riguardo Indie Gameplay Ita Final Fantasy, ho fatto un video anche sulle lavorative, però vi dico la verità, è passato più di un anno e mezzo, non mi ricordo nulla e dovrò andare a farlo. Però ecco, i luoghi sono questi, là sotto si vede la piazza dove eravamo prima. Non hanno una gran libertà di movimento i mondi, già vedete, non posso cadere. Però alla fine dice, ma cosa me ne faccio di poter cadere di sotto e morire, come succede anche ad Ironforge, ad esempio? Niente. Io, i posti sono questi, mi muovo velocemente, vado, faccio le varie cose, anche... Ecco, l'unica cosa, ecco, vedete, c'è l'inventario, e nell'inventario vedete che non c'è mezzo pezzo di equipaggiamento. Perché? Quanto lì c'è un menu apposta, e qui io sono stato poco lungimirante perché non ho liberato le cose. Quindi adesso io devo capire come fare a pulire bene tutto. Perché? Perché qua mi sono fatto un menu in cui io con un click posso diventare rogue e lui mi cambia in automatico l'equipaggiamento. Posso diventare un summoner, che è l'altra classe di livello 51. Posso diventare un fisher, non quelli che vanno nel muro, ma... pescatore, e non ho messo le altre che avrei in realtà, e vedete che qua come Fisher mi manca totalmente l'equipaggiamento, quindi dovrò metterlo, e io cambio classe, mi cambiano anche le skill che ho all'interno, e gli slot 1, 2, 3, poi potete aumentarli anche se volete, sono quelli che cambiano, gli altri eventualmente restano fissi. Infatti vedete che quello del Chocobo e questi qui non cambiano cambiando classe. E questo invece è il vestito, quello che ho per quanto riguarda la mia classe, la Red Mage. Il Red Mage è molto particolare, perché voglio parlarvi anche di questo, perché è una classe che potete fare solo se avete avete già una classe a livello 50, quello dovete averlo per forza. Potrei riattivare i nomi, però... quando ce ne sono troppi è veramente fastidioso, quindi
sul tubo trovate video anche solo di 20 minuti solo su come configurare il menu. Allora, praticamente io torno all'Eterite Plaza ed esco, così vi faccio vedere anche l'esterno della City, perché volevo portarvi fuori a vedere un'altra cosa. Questa è, che poi le varie missioni che svolgete riguardo a quelle con missioni col più, missioni normali, vi spiegano sempre nuove informazioni sulla lore, su che cos'è quella statua, su cosa è successo, le giacche gialle, scoprite che poi sono le guardie della città, scoprite che è una città che soffriva di pirateria, ora è cambiato, cioè ci sono tante, tante, tantissime cose. La vista adesso è un po' nebbiosa perché sono Erosia Time, sono le 2 di pomeriggio. Ok, allora adesso io prendo il Chocobo o il Chocobo e vado verso il Fate. Vedete, questa qui è la zona iniziale dove vagherete all'inizio, se partite in questa zona qui, insomma, dipende dalla classe che trovate. Questa è una delle prime missioni, vi fa andare qua sotto, insomma, queste me le ricordo. E praticamente per i Fate, vedete, io adesso non sono sincronizzato perché è una Fate di livello 8, però io mi potrei andare a... potrei andare ad adattare il mio livello, andare via al Chocobo, adesso sono di livello 13 e volevo parlarvi appunto della mia classe. Praticamente la mia classe, adesso anche se ho adattato il mio livello sono abbastanza devastante, la classe è molto bella ma difficile, dovrebbe essere una delle più facili, ma all'inizio a me veniva male anche solo iniziare un combattimento. Perché? Perché ogni classe è estremamente diversa e punta su non su un monotasto, non su una pressione di tasti, ma su una meccanica di funzionamento. Allora, la peculiarità del mago rosso è che è un mago che fa anche come mossa finale lo spadaccino. Adesso io non continuo a non spostarmi. Praticamente quello che devo fare è andare a riempire le due barre. Vedete che sono lì sulla destra, vicino alle skill. Praticamente io riempio quelle due barre lì, mana bianco e mana nero. Devono essere riempite abbastanza regolarmente, cioè devono salire più o meno di pari passo. Adesso sto per morire. Perché? Perché praticamente una volta che arrivano al massimo, io posso andare a scatenare la mia, sono morto praticamente, ho completato il Fate, però ce l'ho fatta a pelo praticamente. Adesso se sopravvivo, ok, adesso vi faccio vedere, ho preso anche 46 Storm Seals, che sono quelli che mi servono, quindi farne 4000. Stavo morendo perché stavo parlando senza concentrarmi. Praticamente quello che voi fate poi, alzando queste due barre qui, e adesso li uccido instant, praticamente avete delle abilità di spadaccino. Io con questo mi lancio addosso corpo a corpo e poi gli do dei fendenti con lo stocco, spendendo questo mana qui, che deve essere uguale. Pensate alla particolarità di questa classe: se una delle due barre diventa eccessivamente alta rispetto all'altra, l'altra salirà più lentamente. Quindi cosa si tratta? Questa è una classe dove il secondo incantesimo viene dato praticamente quasi istantaneo, quasi gratuito. Quindi praticamente io lancio un incantesimo poi che alza entrambi. Il secondo è gratuito, alzo uno dei due. Poi ricomincio col primo che è abbastanza veloce, li alza tutti e due e poi lancio quello opposto in modo da alzarli pian piano. Ovviamente questa è una spiegazione molto grossolana. E col 50% di possibilità uno dei due può far lanciare un'altra abilità che aumenta anch'essa il mana, uno dei due mana, ma fa più danno. A quel punto mi salta la rotation perché non lancio più questo, ma continuo alternando questi due. Cioè, ve la spiego grandi linee perché non è un tutorial. Però per dire, questa è una meccanica totalmente diversa da quella che è il summoner. Il summoner che ho mollato appunto perché rientrando dopo un anno e mezzo non mi ricordavo niente.
evoca rispettivamente tre elementali, evocandoli uno, poi sblocca il secondo, il terzo, poi evoca quello grosso. Sono tutte classi davvero diversissime tra loro e dovete trovare quella che vi piace di più, però niente da dire rispetto ad altri giochi, assolutamente tutto ricchissimo. Qua c'è un Fate, secondo me sì, infatti vediamo se riesco a sincronizzarmi. Scade tra 13 minuti, lo facciamo al volo, tanto questi tanto continuano ad arrivare. Mi sarebbe piaciuto usare, vabbè, usiamo il mio incantesimo. Il problema della sincronizzazione dei livelli è il fatto che, essendo sincronizzato di livello 13, alcune skill non le ho, non le dovrei avere al livello 13, quindi non mi si attivano. Adesso io continuo a farli salire, tanto qua arriveranno all'infinito finché non vinciamo il... Quindi vedete che adesso sto bilanciando un po' uno, un po' l'altro, i vari mana, ma continua anche di là, quindi potrei andare a dare una mano a quegli NPC che stanno combattendo. Adesso devo alzare il mana nero, quindi alzerò adesso entrambi e adesso il mana nero. Ok, sono alla pari, quando arrivano al 50 più o meno sferiamo l'attacco, io continuo così. Vedete che il secondo attacco è sempre praticamente istantaneo perché è il dual cast, si chiama, è una peculiarità della classe. Ok, dai che l'abbiamo così finito. Poi su ci sono dei fate molto più grossi, molto più difficili, molto più pieni di persone. E adesso lancio questo. Potrei andare ad usare le mie abilità, ho 50, adesso le uso, tac, mi lancio lì e inizio. Ok, ma non ho finito perché ne avrei tante altre da usare. Ok, completato, mi sono preso altre 40, ho preso ovviamente esperienza, ho preso guild, soldi, ma niente di che, e ho preso altre 40 Storm Seals, quindi ne ho fatti un 86 fino adesso in questi due Fate che non mi sono costati praticamente niente, quindi... Ctrl C e vedo le valute che ho, 147, me ne serve un 4000, questo è il massimale, 20000, però abbiamo visto un aspetto molto basilare del gioco. Ovviamente non abbiamo ancora visto niente perché ci sono un sacco poi di menu per quanto riguarda i tratti, che sono le classiche skill che abbiamo, che possiamo mettere nella barra. Abbiamo i ritratti, possiamo mettere un ritratto per ogni classe, ma vabbè. L'inventario, la borsa del Chocobo, quindi può portare oggetti anche il Chocobo. I companion, praticamente sono i Chocobo o le mount, adesso io ho solo questa, che possono, oltre a farvi cavalcare, diventare, usando degli oggetti appositi nell'inventario, che sono questo, Gisal Greens, dei compagni di combattimento. Abbiamo le mount, che ho solo questa appunto, solo il Chocobo, e i minion che invece vi seguono ovunque. E io da breve in un dungeon, in un raid, ho sbloccato questo, mi pare. E hanno anche un comportamento indipendente, obbediente, vi seguono, niente di che. C'è ancora fashion accessories, perché ci sono gare anche di fashion, di equipaggiamento in gioco. Recommendations, praticamente qui il gioco stesso a raccomandarci tutti gli eventi più importanti che abbiamo vicini, tra cui anche delle roulette, quindi praticamente delle cose scelte a caso che, se fatte una volta al giorno, ci danno dei premi. Ride Finder non ce l'ho ancora, si faranno livelli alti. Il Duty Finder invece è molto interessante perché, vabbè, vedete, ho la roulette da fare ancora oggi. Leveling dovrebbe darci praticamente quasi un livello al giorno facendo così, ma in realtà secondo me no. Però vedete che se io vado a fare il Duty Roulette mi piglio 428 Storm Seal. Ma se lo faccio come healer ne prendo 2142, perché probabilmente sono in carenza di healer, ma io l'healer non lo so fare. Ha delle meccaniche bellissime, io ho fatto il raid, bellissimo.
Bellissimo perché comunque la gente ti resta, ti dà una mano, hanno i vari indicatori per dirti cosa fare, ci sono puzzle ambientali, ci sono dei boss veramente fighi, oltre a tutte. E tra l'altro, finché tutti non hanno visto la cutscene all'inizio di una boss fight, nessuno può uscire da una barra, un cono di luce. Quindi, ovvio, quando parte e non c'è il boss, tutti sono avanti, scappano via e voi siete indietro di un chilometro perché avete guardato il video. Ma se quelli sono entrati a fare il boss, e quindi entro pochi secondi la stanza si chiude e il combattimento comunque sarà solo per quelli nella stanza, sarà il gioco a dirvi: guarda, sta scadendo entro pochi secondi, vuoi teletrasportarti direttamente? Farete sì e vi ritroverete nel boss. Quindi non perdete nulla. Abbiamo il Duty Roulette, appunto, che è questo. Le trials non le abbiamo ancora a livello 90, che sono quelle difficilissime. Si parlava addirittura di gente che deve allenarsi centinaia d'ore per poter battere un boss, quindi roba abbastanza tosta. Guildhest, va bene, queste sono tutte le cose che possiamo fare. Poi abbiamo i dungeon del gioco base. Stormblood, Evenswood, quelli che ho sbloccato perlomeno, che sono questi, con anche dei premi. Sono premi che sono diciamo vendibili con i Moogle, diciamo quegli orsetti che fluttuano nell'aria col palloncino sulla testa, che possono essere tradati con loro. Ed è un livello sincronizzato, quindi ci porterà, se siamo al 51, al 50 direttamente. Qua non abbiamo nulla, qua abbiamo le Guildhest, ok, le Trials, quelle che si possono fare di Evenswood, Stormblood, Shadowbringer e Ariana Reborn. Le Trial, queste sono le sfide. Ecco, per dire un esempio, questa mi pare, o questa, non mi ricordo, forse questa. Vedete che c'è scritto Hard. Io per sbloccarlo ho fatto una di quelle missioni col più. L'ho trovata in giro, ho detto cos'è questa che è abbastanza remota come zona. L'ho fatto, ho sbloccato questo. No, era questa, che ho dovuto fare lo sconto con il re di questi, che era una roba abbastanza divertente. I raid, quelli che ho sbloccato. Questo lo dovrei fare seguendo questa trama del labirinto degli antichi, insomma la torre di cristallo, ma non la posso fare perché ho 83 di armatura e ne chiede almeno 90, quindi dovrò livellare un pochino con la storia principale, ottenere nuovi equipaggiamenti, quindi lì ci sarà un po' da aspettare. E poi ho ancora questi che sono tutti bloccati. Quindi di roba da fare, ce n'è tanta, sia che voi preferiate il crafting, il gathering e l'adventuring. Ovviamente la storia ve la dovete fare con una classe da combattimento, ma il gioco è completamente giocabile. A parte i raid, a parte i dungeon che la storia vi fa fare con altra gente, io non ho mai giocato con qualcuno e non ne ho mai sentito la necessità di giocare con qualcuno. Ovvio, se avete un amico lo giocate insieme, poi andate avanti con le missioni, ma anche no, potete anche andare avanti come volete, cioè ognuno va avanti per i fatti suoi, vi trovate, fate il dungeon insieme, vi scambiate oggetti, però non c'è nessun vincolo, nessun obbligo di dover essere in gruppo per affrontare la storia. Ovvio, come qualcuno dice, ho letto online, questo non è un gioco che ha tutti i contenuti per giocare da solo. Ci sono, cioè, ovvio che il raid non te lo fai da solo. Forse ti fai il raid di, se sei di livello 90, equipaggiato bene, ti fai quelli dell'inizio nel 2013, insomma. Però basta, cioè non fate altro, insomma. Quindi no, fare quello lì, ecco. Però ecco, la cosa importante è avere voglia di imparare, voglia di informarsi, voglia di cercare. Perché se volete un gioco che vi spieghi tutto lui, che vi guidi tutto lui e che sia tutto in italiano, giocate a World of Warcraft, ovviamente. Però la libertà che mi dà questo gioco è impagabile. Allora, io amo la Halewind Forest, amo Stormwind, amo Ironforge, la storia in sé, ma i personaggi principali che vedete qui li riconoscete tra mille e sapete chi sono, cosa hanno fatto, qual è la loro caratteristica. Poi gli stereotipi sono quelli orientali, quelli giapponesi, ovviamente col tenebroso oppure il cattivo che vi guarda mentre uccidete il boss e vi dice e poi si volta e se ne va. Cioè, i cliché sono questi. Però eccolo qua. E adesso andiamo a vedere i distretti. Perfetto.
perché così voglio farmi del male, perché è un mio obiettivo di un domani, un giorno, di poterne prendere uno. In pratica queste sono case già, avete i lotti, lotti liberi li dovete comprare all'asta con altra gente o gente che vende, e pensate che c'è gente che logga solo per innovare la casa e per non perderla. Avete il lotto e costruite la casa che volete. E queste sono, però il mondo è questo, il numero del mondo è questo e la casa è questa. Cioè voi avete comprato questa casa qui, a questa via, a questo indirizzo di questo, diciamo, server istanziato, e la casa è questa. Tra l'altro, perché mi sta facendo entrare? Che tecnicamente mi sa che non è la casa di un tizio. Possibile? Ma infatti. Diamo un'occhiatina così, adesso siamo in chiusura. Però vedete, voi comprate questa è vostra. No, niente così. Ho il dubbio che... Preparando anche la stanza sotto. Ah, ecco qua. Adesso io purtroppo non li conosco questi cosi. Però sicuramente sono dei premi presi... Vedete, quella lì sul quadro, io so benissimo chi è. È una componente importantissima della storia. Io ho giocato solo la prima trama. E so chi è. E guardandomi in giro vedo anche altra gente, non dico nulla ma li conosco. Ma non so cosa siano questi. Probabilmente questi qui, informandomi, scoprirò che sono premi per aver battuto boss importanti. Sono più belli. E questo è un piano, il piano sotto. Poi c'è il piano sopra, questo soppalco qui con tutti i giocattoli appoggiati lì. Vedete che questo è bellino. Tanta roba è craftata. Io sono entrato in casa di sto tizio così. L'acquario è stupendo. E c'è dentro anche qualcuno qua. Però non si può parlare, però mi saluta. Ma è una persona? No. È il... è un NPC. Perfetto, esco. Allora, abbiamo fatto questa chiacchierata di inizio 2023 per quanto riguarda Final Fantasy XIV. Avrei voluto farvi vedere anche immagini del raid che ho fatto, ma alla fine non aveste capito nulla, nel senso che non ci capivo niente nemmeno io. Però mi sono divertito, insomma. Quindi, ragazzi, voi fatemi sapere se avete qualche domanda, vi interessa. Ovviamente... ho deciso di fare questo video perché quando mi faccio prendere da qualcosa penso che i video vengano anche meglio, ma qualora il video non dovesse ricevere granché a livello di interazioni, ovviamente finisce qui la storia e me lo gioco per conto mio, insomma non condividerò più nulla su questo titolo. Però nel caso che vi fosse utile, voleste scambiare due opinioni sul gioco, darmi dei consigli piuttosto che chiedermi qualcosa, se posso magari farlo vedere in un prossimo video, ovviamente è difficile con l'utenza che guarda i miei video avere un ampio numero di commenti riguardo un'unica tematica, però io ci spero sempre e in quel caso sarò ben disposto di rispondervi e darvi le informazioni che vi servono. Ragazzi, con questo io vi saluto e vi rimando in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!